Cronache bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia, ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Toilettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toilettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toilettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toilettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toilettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Bentornati a Cronache Bestiali, il nostro spazio interamente dedicato al mondo degli animali. Come sempre parleremo di salute, educazione, andremo a scoprire qualcosa in più del mondo della toilettatura ed infine conosceremo un'amica a quattro zampe che cerca famiglia. Bentornati allo spazio dedicato alla salute, come sempre in compagnia del dottor Alberto Brandi, oggi per conoscere dei pappagalli. Ecco, innanzitutto, che animale è il pappagallo? Allora, il pappagallo è un animale bellissimo, perché come potete vedere a chi non piacerebbe, però non è un animale per tutti, è un animale che è solo per i veri appassionati. Questo io lo ripeto perché anch'io sono stato tentato di prendere un pappagallo, poi diciamo ci ho rinunciato perché giustamente l'allevatore mi ha spiegato che aveva bisogno veramente di tempo a cui dedicargli. Poi noi abbiamo in casa i gatti, i cani, per cui insomma non era proprio l'ambiente adatto e quindi il pappagallo sarebbe stato male. E quindi ho preferito non lo prendere, anche se mi piacciono tantissimo, perché sono forse gli animali che interagiscono di più con l'uomo. Ecco, infatti, quali sono le cure, insomma, che richiede l'alimentazione, gli spazi? Allora, le cure, forse appunto, da tutto questo dipende poi la salute del pappagallo, perché non va tenuto assolutamente in gabbia, se non per pochi momenti, quindi ha bisogno di interagire con la persona con cui abita e con la famiglia chiaramente e ha bisogno di un'alimentazione sana. Di solito sono animali che mangiano volentieri verdure, frutta, alcuni semi poi avranno, di solito se sono tenuti bene il pappagallo non ha grossissime esigenze. Chiaramente quando viene preso da piccolino dovrà fare delle analisi delle feci per vedere che non ci siano parassiti sia esterni che interni, ma dopo non è che ha bisogno né di vaccinazioni né di niente, si è tenuto bene. E quindi è importante proprio secondo me la vita che poi faremo fare al pappagallo. Ovviamente ci sono tantissime tipologie di pappagalli, certo, che richiedono tempi, cure diversi.
Certo, una cosa è avere a che fare con dei piccoli pappagalli, tipo, non lo so, gli inseparabili, un'altra cosa è avere a che fare con questi o peggio ancora le ara, certo, che sono ancora più grandi e quindi possono essere, anzi sono sicuramente molto più complicati nel gestirli. Il pappagallino può essere adatto certo, più o meno a tutte le famiglie, insomma un pappagallo del genere ci vuole anche una riflessione. Certo, alla base. No, sul pappagallo di grandi dimensioni ci vuole veramente una grande riflessione, il pappagallino diciamo che può essere alla portata di tutti, quello sì. Ecco, un pappagallo è un bell'impegno da prendere, cosa significa adottare, comprare un pappagallo? Allora, io penso che è veramente importante considerare soprattutto l'impegno, che significa appunto prendere un animale del genere, perché soprattutto per la... Allora, uno li vede, sono belli, sono dolci, non tutti, però in effetti vivono molto, vivono anche più di 40-50 anni. Sono come dei bambini piccoli che vogliono sempre giocare, vogliono attenzioni e anche loro, come tutti gli animali, devono essere accuditi per bene e curati, quindi noi ci facciamo la doccia, il cane lo dobbiamo lavare, anche loro gli si deve dare la possibilità di potersi fare il bagnetto, gli vanno tagliate le unghie, là dove ovviamente sono in un ambiente dove non se le possono consumare da soli. Hanno bisogno di giochi, molte persone prendono il pappagallo ma non vogliono che becca, è impossibile, hanno il becco e beccheranno sempre, anche perché sono animali da compagnia ma non sono animali domestici, loro rimarranno sempre degli animali selvatici, quindi per esempio Pedro è con me da quasi 18 anni, ogni tanto le parte la brocca e mi becca. È un compromesso che io ho deciso di accettare e quindi mi tengo le sue beccate. Ci deve essere una grande passione, insomma, alla base. Sì, non puoi prendere un pappagallo se hai paura del becco o se hai paura delle zampe. Infatti adesso mi ha stretto. Oh. Poi una cosa che è importante anche è il volo, hanno le ali, sono nati con le ali, è molto importante per la loro salute sia fisica che mentale, è importantissimo. Ci sono ormai tanti appassionati di pappagalli che si preparano molto bene, fanno dei training adatti per fare il volo all'aperto e ci sono anche persone, io sono una di quelle, che fanno il volo indoor in modo di dare la possibilità comunque a loro di fare dei voli belli e di mantenere il fisico, insomma, e di socializzare anche con altri pappagalli, perché abbiamo anche visto che in questi incontri i pappagalli che hanno problemi a casa, sia con il proprietario o anche con altri soggetti della loro stessa specie, migliorano. L'animale che soffre molto lo stress è la solitudine. Sì, sì, infatti prendersi un pappagallo, lasciarlo in gabbia da solo e andare via, cioè poi si deplumano, si ammalano, si mordono, si autolesionano, si automutilano, insomma. E quindi no, è veramente, io invito a chi veramente vorrebbe avere un pappagallo di leggersi molte cose prima. E poi è un costo anche, perché portarlo dal veterinario, poi se si fanno male comunque è un costo. Poi loro per esempio sono anche microchipati, perché anche se si perdono qualche cosa insomma va fatto. Ah, bravo! Bravo e bello! Saluta Zoe! Ciao! Ciao! Saluta Zoe! Come si dice? L'ho tentata anche io. Come si dice? Ecco, oggi siamo qui per conoscere un cane che era in cerca di famiglia. Lui in realtà l'ha già trovata. Battista, chi è? Qual è la storia? Allora, Battista è un cane recuperato da un allevamento amatoriale. Diciamo che l'ASL ci ha segnalato questo caso. Siamo intervenuti e abbiamo trovato una situazione non idonea. Quindi i cani non erano detenuti a norma, non c'erano ripari, alcuni erano tenuti chiusi in un garage e abbiamo provveduto quindi a portarli via. Per fortuna
fino ad ora ne abbiamo portati via 3 e tutti e 3 hanno trovato famiglia, anche Battista fine settimana andrà a casa. E ce ne sono ancora 2, una femmina e un maschio giovane, e provvederemo a portare a casa, insomma, portare via anche loro e vediamo un attimino come sono le condizioni di salute e dopodiché provvederemo a fare un appello per trovare anche a loro una famiglia. Questa è una realtà che interessa anche il nostro territorio, solitamente insomma si pensa a dei recuperi ben più lontani dalla nostra provincia. Esatto. Battista proviene da un allevamento di Arezzo, diciamo che ci sono anche queste realtà, quindi si prova a improvvisarsi allevatori e poi ci si ritrova con più cani che hanno comunque delle necessità che siano mangiare e cure mediche, perché poi i cani purtroppo anche si ammalano, e quando si perde un attimo il controllo poi purtroppo si finisce a non riuscire più a gestire la situazione. Come li avete trovati questi cani? Allora, diciamo che non erano messi malissimo, un po' di l'incuria un po' si vedeva, è bastato poco per rimetterli diciamo in sesto, quindi un po' di pappa buona, una visita dal veterinario e lui era un pochino raffreddato, ma adesso sta bene, e quindi con un pochino di attenzione e un po' d'amore sono rifioriti e ora sono su un divano, le femmine sono a casa su un divano e Battista raggiungerà presto il suo. Ecco, questo sicuramente possiamo definirlo un recupero anche semplice di per sé, insomma ce ne sono anche dei ben più difficoltosi, ma come si recupera un cane che ha vissuto una vita all'interno di un allevamento? Allora, situazioni di questo tipo portano il cane a vivere in situazioni di privazione, quindi il cane non ha conosciuto tante cose. A seconda del carattere, di come reagisce, di come si approccia alla conoscenza di queste cose, noi basiamo un percorso di recupero. Ora, in questo caso, lui, da quanto mi hanno raccontato, è stato un pochino preoccupato in una fase di analisi inizialmente, dopo si è aperto capendo che non c'era una situazione di pericolo e attualmente è questo qui. È felice, tranquillo, sereno. Perché? Perché è una razza che porta ad avere un carattere molto forte, una tempra molto alta. Di conseguenza è in grado di sopportare questo e di uscirne. Cani più sensibili ti presentano altri tipi di problematiche, ti possono rimarcare arrivare ad avere delle fobie dovute ad ambienti, spazi, persone. Perché? Perché sono stati cresciuti in un ambiente privo di stimoli e privo di qualsivoglia interazione anche. Fobie nei confronti di altri animali, incapacità di relazionarsi nei confronti di altri cani e quant'altro. Con un lavoro però possono essere reinseriti all'interno di una famiglia, comunque poi anche con un impegno da parte di chi li accoglierà a casa. Sì, sì, sempre. Il cane ti dà sempre una seconda, terza, quarta opportunità. Ecco, Battista ha già trovato una famiglia, ma c'è ancora chi la sta cercando? Esatto, allora Battista ha già trovato famiglia, altri 2 cani che abbiamo salvato hanno trovato famiglia. Volevo appunto fare un appello perché prima del nostro intervento 2 cani erano già scappati e sono in questo momento al canile sanitario, al canile municipale di Arezzo, e sono un adulto maschio e un cucciolotto sempre di Staffi che cercano casa, quindi chi volesse essere interessato può rivolgersi ad Alessio al canile e andare a vederli. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a 4 zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a 4 zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197.
Ambulatorio veterinario dottor Alberto Brandi in via Corinti Corinto a Castiglione Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate, per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglione Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Cusce, vieni, amore. Hop. È arrivato il momento della spazzolatura quotidiana. Hoppla! Eccoci qua. Siamo tornati allo spazio dedicato al mondo della toilettatura oggi per parlare della bolla prossemica, detta anche cerchio. Cos'è? Allora, la bolla prossemica è, o cerchio, è una rappresentazione mentale che si fanno i cani e noi la possiamo visualizzare come fossero degli hula hoop, dei grandi cerchi che rappresentano la distanza sociale che noi possiamo superare per andare incontro al cane senza che il cane stesso abbia, diciamo, delle impressioni negative da noi, senza che le riceva negativamente. C'è un metodo per andare vicino ai cani, soprattutto con i cani che non conosciamo. Innanzitutto, se questo fosse un cane trovato per strada insieme alla proprietaria, non possiamo mandare addosso il bambino, vai, fai una carezzina al cagnolino, oppure subito, oh che bel cagnolino che è, signorina, e lo tocco. Tanto l'educazione dice, posso toccare il suo cane, signora? Bene. Poi c'è la conoscenza che noi dobbiamo avere per approssimarci al cane. Quindi mai frontalmente, perché un cane impaurito si trova bloccato senza vie di fuga e il cane più buono, se ha paura, può mordere. Non pensare che il cane, oh che bravo che è, e non possa essere, diciamo, anche mordace o dare segni di insofferenza. Di conseguenza andiamo ad approssimarsi al cane dopo aver ricevuto il benestare del cliente con il fianco, perché siamo meno imponenti proprio come misura. Andiamo vicino al cane senza guardarlo negli occhi. E qui arrivo a un discorso di come faccio ad avvicinarmi a un cane sconosciuto in toilettatura e tenerlo magari un'ora e mezza all'interno di questa sede. Allora, come ho detto, mi avvicino lateralmente, mi porto dietro e non lo tocco assolutamente sopra, né la testa né sul corpo. Andiamo in questo modo e lo accarezzeremo sempre con il dorso della mano perché è un contatto meno intimo e personale. Il contatto con il palmo della mano e un po' dappertutto è riservato a chi? È riservato alle persone che con lui hanno un rapporto, i familiari o amici conoscenti di famiglia. E, tornando al discorso bolla prossemica, man mano che aumenta la nostra conoscenza, la confidenza e che il cane ha capito che gli siamo amici, possiamo avvicinarci sempre di più. Di conseguenza, per fare un esempio, se io chiedo a questa signorina che non conosco, signorina mi scusi, io volevo chiedere un'informazione, c'è questa distanza sociale che è di circa un metro e mezzo. Man mano che aumenta la nostra conoscenza, possiamo avvicinarci alla persona o addirittura, se sono amici, nulla ci impedisce di toccarla o di mettere una mano sulle spalle. Diciamo, la vicinanza è riservata alla situazione di conoscenza reciproca. Tornando al cane, noi facciamo un grande sforzo perché dobbiamo capire attraverso i segnali che ci manda lo stato d'animo del cane. Il cane ha anche delle zone calde e delle zone fredde, che sono, diciamo, due parole che dette così dicono anche poco.
in realtà rappresentano le zone dove il cane può accettare le manipolazioni o dei proprietari o di gente sconosciuta, come possiamo essere noi toilettatori, magari per la prima volta. Le zone calde sono quelle dove il cane accetta dagli sconosciuti un tocco, cioè un contatto, mentre dai proprietari, sempre in queste zone calde, accetta un contatto molto più intenso, più vicino alla pelle. Allora possiamo, a grandi linee, rappresentare le zone dove il cane ama essere toccato e quelle dove detesta o tollera. Allora, tutto il fianco, tutta questa parte delle gambe e qua possiamo toccarle tranquillamente anche la prima volta, se fatte con tocco gentile e soprattutto con il dorso della mano. Qui sopra una persona che non è stata riconosciuta come amico del cane è una zona assolutamente da non toccare e da non fare, perché il cane qui sopra non può controllare il proprio corpo, perché non lo vede. Di conseguenza può avere dei timori tali che possono sfociare anche in brutte reazioni. Ovviamente questo è un cane abituato qui alla toilettatura, lo possiamo tranquillamente accarezzare qui. Però certamente per lui questa è una zona che rappresenta un disagio più che un piacere. A noi viene spontaneo accarezzarlo qua, però teniamo presente che questo assolutamente è uno sbaglio, un errore. Ovviamente chiunque può rivolgersi a voi per avere ulteriori informazioni, insomma, su queste tematiche. Certo, noi ci teniamo e abbiamo anche il piacere di farlo. Se qualcuno ha dei problemi sia di conduzione che di rapporto col proprio cane, specialmente dopo poco tempo che l'ha adottato o comprato, può venire qui tranquillamente e gli diamo tutte le informazioni del caso. Bentornati allo spazio dedicato alle adozioni. Ci troviamo al canile comunale gestito dall'EMPA di Arezzo oggi per conoscere Biagio. Chi è? Biagio è un meticcio di taglia media, ha 3 anni e è entrato in canile 2 anni fa. Era un cane che vagava in zona Bagnoro, ci è voluto diversi giorni per catturarlo perché è molto pauroso. Però ecco, con la costanza e l'aiuto anche dei residenti della zona siamo riusciti a prenderlo e metterlo al sicuro qui al canile. Che cane è Biagio? È un cane che ha una grande potenzialità, perché abbiamo visto in questi anni che si affeziona molto alle persone. È molto pauroso, specie dei rumori improvvisi, quindi per lui sarebbe eccezionale un'adozione in una casa fuori dal contesto urbano, una casa tranquilla con giardino magari e con persone disposte a dedicargli tempo e a fargli superare questa paura del mondo esterno. Ecco, può dare molto però Biagio. Può dare tanto Biagio, noi l'abbiamo visto in questi anni, è un cane che quando prende fiducia veramente si affeziona e diventa il compagno ideale. Sa darti tanto tanto amore. Biagio va anche d'accordo con tutti? Biagio va d'accordo con le femmine, con i maschi è da provare, perché avendo un po' di terrore può diventare anche andare sulla difensiva. Però ecco, è un cane che noi l'abbiamo messo sia con maschi che con femmine, tranquilli, e non ha dato nessun problema. Quindi è adatto anche a tutte le famiglie? Adatto a tutte le famiglie. Forse ecco, più persone adulte consapevoli, il bambino a volte è un po' rumoroso così, quindi ecco, benissimo bambini, però ecco, bambini consapevoli che il cane ha bisogno di essere aiutato. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento va alla prossima puntata. Cronache bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate, per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a 4 o 2 zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371.
Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo.